Al Teatro Stabile di Catania è in programma fino a domani Anna Karenina di Lev Tolstoi, spettacolo che ha inaugurato la stagione 2023-2024 della Sala Verga. A firmare la regia il direttore Luca De Fusco. Come raccontare a teatro una delle storie più belle del mondo? Abbiamo cercato di rispondere a questa domanda in vari modi, si legge nelle note di regia. Innanzitutto con un cast di livello che parte da una delle migliori attrici italiane, Galatea Ranzi, nel ruolo di Anna. Insieme col drammaturgo Gianni Garrera, prosegue De Fusco, abbiamo deciso di non nascondere l'origine letteraria del testo, ma di valorizzarla. Come nel romanzo, conclude De Fusco, tutto inizia e termina con un treno. Sta a noi l'arduo compito di tradurre in immagini, suoni e parole uno dei libri che più spesso si trova sul comodino di ognuno di noi. Sul palco, assieme a Galatea Ranzi, Deborah Bernardi, Francesco Biscione, Giovanna Mangiù, Giacinto Palmarini, Stefano Santospago, Paolo Serra, Mersila Socoli e Irene Tetto. Come tutti sanno, è un romanzo, Anna Karenina, non è un testo teatrale, no? Quindi il lavoro sul testo è molto importante. C'è stato Gianni Garrera, che è collaboratore di Luca De Fusco, storico, e quindi è stata fatta una riduzione chiaramente del romanzo, perché più di 800 pagine, insomma, portarle a teatro integralmente. La vicenda, diciamo, della riduzione, regista e drammaturgo si sono incentrati sulla storia di tre coppie, e questo è molto giusto, nel senso che il romanzo, come tutti sanno, iniziano con quella famosissima frase: tutte le famiglie felici sono uguali allo stesso modo, le famiglie infelici lo sono ognuna a modo suo. E quindi emblematicamente ci sono queste tre coppie: Anna Vronsky, Steve Dolly e Kitty e Levin, che in qualche modo scandagliano e mettono sul palcoscenico varie possibilità di quella che può essere una relazione matrimoniale. E quindi penso che sia molto possibile per uno spettatore identificarsi in queste situazioni.